Tre scuole chiuse fino al 12 febbraio ed i contagi saliti da una media di 70 al giorno a circa 100. In proporzione anche la fila che si registra ogni mattina davanti all'USCA conferma che c'è un picco nella città di Salerno che preoccupa anche il sindaco Vincenzo Napoli, che anche oggi non ha mancato occasione per ribadire semplici, necessari e indispensabili precetti per limitare i contagi. Non siate sicuri neanche a casa, dice il primo cittadino di Salerno, che ha definito sconcertanti le scene di assembramento sul lungomare nel centro della città registrati nella giornata di sabato. Come voi sapete, io frequento personalmente insieme alla Polizia Municipale, faccio i miei giri di controllo, do una mano, se è così possibile dire, nella persuasione, repressione dei comportamenti sbagliati. Sabato ho avuto un'impressione sconcertante. Allora noi dobbiamo capire se dobbiamo arrivare a misure restrittive, ancora più severe, di origine comunale, cosa che diviene particolarmente complicata dal punto di vista dei controlli. Noi abbiamo il corpo dei vigili urbani fortemente ridimensionato in quanto ad addetti. Ho parlato con il questore, il vicequestore Picone, che nel raccontarmi le azioni che loro hanno svolto anche insieme alla Polizia Municipale ha lamentato anche lui la difficoltà di approvvigionamento di uomini sul territorio. Insomma, credo che ciascuno debba farsi carico di un problema civile più generale e comportarsi in un modo adeguato. Le giovani generazioni devono reprimere i loro bollenti spiriti, mi rendo conto che è una situazione assolutamente innaturale, però devono fare uno sforzo. E i genitori non devono rinunciare al loro ruolo genitoriale. Il sindaco ha anche chiarito i suoi poteri in merito alla scelta di chiudere le scuole. L'ordinanza, come è accaduto per la Pirone a Torrione Alto, la Don Peppe di Ana a Matierno, le ultime due scuole in ordine di tempo chiuse completamente, viene emanata quando si rilevano con i presidi e le ASL l'impossibilità di gestire l'organizzazione della didattica in presenza o ricostruire la catena dei contatti. La susseguendo ora dopo ora il vice sindaco Eva Bossa, assessore alla scuola. Sostanzialmente le considerazioni sono queste: i dirigenti scolastici nel loro ruolo segnalano all'ASL una difficoltà, l'ASL certifica questa difficoltà, il sindaco chiude la scuola. Quindi quando mi si dice chiudete tutti, non posso farlo. Oltretutto voi sapete che c'era un atteggiamento prudente, sacrosantamente prudente del governatore De Luca, contro il quale è stato fatto un ricorso al TAR che è stato vincente. Quindi noi abbiamo questi parametri che ci complicano l'esistenza, io non ho il potere di chiudere ex abrupto le scuole, ma qualunque azione che io faccia, anche nel mio ruolo di responsabile della salute cittadina, deve essere supportato da un momento tecnico, momento che è dell'ASL. Noi siamo collaborativi al 100% con i dirigenti scolastici, abbiamo fatto più di una call, sappiamo che sono dei riferimenti indispensabili, noi restiamo a loro disposizione, l'ASL non si tira indietro, però facciamo le cose ordinate, altrimenti non concludiamo nulla.